Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Ok, oggi andiamo a vedere, a riassumere un po' la giornata del Games Week a Milano di domenica scorsa. Allora, sono partito presto e sono arrivato là verso, saranno state lì di 9:30-10. Poi sono entrato ed è stata una cosa fantastica. E abbiamo incontrato pure gli youtuber, i Mates, poi abbiamo incontrato altri youtuber che sinceramente non conoscevo tutti. Poi abbiamo incontrato Blink, abbiamo visto parecchie cose. Non sono riuscito a fare tanti video purtroppo perché era un casino assurdo e sinceramente mi sono perso totalmente, cioè. Però noi comunque ho fatto degli spezzoni, questa è una intro, quindi vi metterò di seguito un po' di spezzoni di video che ho fatto, o perlomeno quelli che sono venuti meglio. Allora, adesso la regia la chiedo se abbassa la musica, perché come vi abbiamo già anticipato, da quest'anno siamo diventati amici di Inter e ringraziamo Inter di questa cosa. Anzi, vi ricordo che ogni volta che si intende la parola Inter dovete fare olè, quindi siamo diventati amici di Inter. Olè! E grazie a Inter abbiamo girato un video che faremo vedere dopo. Un video, sì. Però prima di parlare di Not For Everyone. Esatto, cioè, il senso è che di fare Inter non è da tutti, ma devi avere tante cose, tra cui anche Sasha, di avere passione, no? Dicevamo, c'è una fanbase della passione. Ah, sono tutte nuove, Giuseppe, non la conoscono. Allora spiega le regole. Allora c'è più gente che viene. Spiega le regole. Non so come presentarlo, basta quanti siete, non so come presentarlo. Potrei dire il nome e il cognome, ma non suona bene, quindi dico il nome d'arte, il nome che lo conoscete tutti nel mondo del web. Pronti con i cellulari? Schierati? Chiamo sul palco del Web Star Channel alla Milano Games Week 2019, dal vivo per voi, FaviJ! Io sono qua solo per mangiare il catering dentro. Adesso mangio e basta, poi torno. Ragazzi, FaviJ! Che ogni anno sono sempre di più, ma non finisce mai questo Games Week, non finisce mai. Secondo me il prossimo anno tutta Milano affitta, non è possibile. Allora, noi ti aspettavamo questo pomeriggio e tu ci hai fatto questa sorpresa, sei passato stamattina, ben arrivato. Grazie. Come stai? Ciao Sterni. Vuoi fare una sfida di braccio di ferro? Sì, solo che finisco laggiù, guarda, lo vediamo. Intanto ieri Suri ha fatto la sua porca figura. Yeah. Sì, sì. Storie della pagina Instagram di Mace ci vede chiaramente, sì? la sconfitta subita da parte di Ok, adesso siamo arrivati a Milano Centrale, adesso aspettiamo il treno per tornare a casa. Dovrebbe essere alle 21:25 e dovrei essere a casa verso mezzanotte, che sono, perché prendo il regionale, quindi ci vorrà un po'. Come giornata è stata abbastanza faticosa, è stato bello e
questo video lo vedrete uscire, non sono riuscito purtroppo a registrare tutto, vi ho messo un po' di clip come avete visto, però è un peccato perché non sono riuscito, c'era troppo casino e col telefono non sono riuscito bene, tanto sto guardando gli arrivi, se appare il treno, ma non ancora presto. Siamo appena arrivati a Verona Porta Nuova, siamo appena arrivati in stazione, sono le 11 passate, quasi mezzanotte, quindi manca un quarto a mezzanotte, adesso andiamo a prendere la macchina e niente, ci va a casa. Giornata fantastica, domani prossimamente farò un altro pezzo di video dove farò le considerazioni di questo viaggio con un riassunto totale. Allora, per riassumere, beh, è stato veramente bello e che dire, ci ritornerei, forse sì, forse no, no perché è un casino assurdo, c'è un sfrago di gente, però sì perché è una roba pazzesca, bisogna andarci almeno una volta e comunque vedrò a organizzarmi, casomai ci ritorneremo in futuro. Abbiamo conosciuto di persona, abbiamo avuto l'onore di parlare con Blink, che vai, io ho fatto un attimo del mio computer, ho subito capito cosa c'era dentro e è una cosa totalmente diversa che vedere le persone in video, perché lì ti relazioni faccia a faccia direttamente e capisci. Vedo se riesco, vi metto anche il video che ha fatto lui della live qua sotto, della live dove non me ne sono neanche accorto, sono uscito anch'io, si vede dietro con la maglietta blu nello sfondo, che sono lì che guardo, cercavo di capire cosa stesse facendo live di che cosa. Inoltre aveva portato anche la scrivania che aveva fatto lui, è una cosa pazzesca da fare, in futuro la farò forse sì, il problema è che bisogna sapere bene come fare, come posizionare le componenti, non è una cosa facilissima, bisogna lavorarci un po' sopra, però probabilmente più avanti mi organizzo e la farò. Niente, per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e quindi un saluto interessante a tutti, ciao!